Le 5 batteriste donne che seguo di più e che secondo me dovreste seguire anche voi, perché hanno qualcosa veramente da dire, perché hanno qualcosa che le contraddistingue dalle altre batteriste, ma non solo donne, anche dagli altri batteristi uomini. Quindi oggi voglio parlare di queste 5. Oggi voglio parlare di queste 5 batteriste che sono fenomenali. Quindi non voglio stare tanto qua a dirvi cose di qua e di là, ma possiamo partire subito. La cosa che vi dico, però, oltre, vabbè, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, andare sui miei social Instagram e Facebook e seguire, come dice anche questa cosa qua, tutta la questione live, perché c'è già stata una live, ce ne saranno altre gratuite ancora. Quindi qui sotto in descrizione trovate tutto, tranquilli. Iscrivetevi, eccetera, eccetera. E se avete qualche problema, scrivetemi in privato su Instagram. Io vi spiego come fare. Vi dicevo che vorrei fare una considerazione sulle batteriste donne, perché ci sono un po' di dicerie, tra virgolette, sulle batteriste donne che secondo me sono sbagliate. Nel senso, per prima cosa, si pensa sempre che le batteriste non siano all'altezza dei batteristi uomini. Questa è la prima cavolata pazzesca, perché con i 5 nomi che vi farò oggi, ma poi in generale ce ne sono tante altre di batteriste super brave, vi farò vedere che questi nomi di cui vi parlo suonano anche meglio di alcuni batteristi super famosi maschi. Quindi non è vera questa cosa delle batteriste, come non è vero che una batterista donna, se è un pochettino brava, è avvantaggiata nel mondo del lavoro. Questa è una cavolata pazzesca, perché io, raga, adesso vi vado a parlare di batteriste che hanno suonato con dei nomi grossi della musica italiana, o addirittura di gente che ha suonato con artisti a livello mondiale. E nel momento in cui c'è anche una donna a suonare la batteria lì, è vero che magari può essere anche meglio avere una donna perché è più piacevole da vedere a suonare la batteria. Però il fatto è che, cioè, a quei livelli lì, se uno non suona bene, se uno non è veramente un fenomeno pazzesco, non lo prendono. Quindi può essere anche una donna la batterista, ma se non è brava, non ci suonerà mai lì. Quindi questa cosa dell'essere avvantaggiate non è vera. Detto questo, comunque direi di partire subito. Quindi la prima batterista di cui vi parlo è lei. Sicuramente da menzionare se si fa un video come questo è Cindy Blackman. Lei è un po' la regina delle batteriste, secondo me. Ha lavorato con tantissimi artisti di livello mondiale, tra cui Santana, Lenny Kravitz, eccetera, eccetera, eccetera. E più che altro lei fa alla fine qualsiasi tipo di genere, anche se deriva un pochettino di più dal jazz. Infatti si sentono le influenze super verso alcuni batteristi jazz, tra cui Tony Williams. Tony Williams è stata un po' la sua ispirazione principale per quanto riguarda la batteria. Infatti, avete visto nel video, aveva la batteria uguale a Tony Williams, colore, posizione, eccetera, eccetera, eccetera. Come avete potuto sentire anche dal video che avevo fatto sentire prima, ha una tecnica pazzesca e una grandissima musicalità. Riesce veramente a esprimersi sul proprio strumento. È veramente una batterista pazzesca con un tiro pazzesco. Alla fine, qualsiasi genere vada a fare, sia che suoni con Lenny Kravitz, sia che vada a suonare jazz, riesce sempre ad avere una buonissima personalità con un tiro pazzesco. Quindi Cindy Blackman, se non la conoscete, malissimo per prima cosa, ma comunque dovete andarla a sentire, dovete sentire qualcosa per forza di Cindy Blackman. È molto molto personale il suo modo di suonare ed è un fenomeno pazzesco.
Numero 2, Emmanuel Caplet. Raga, questa è una batterista molto molto famosa, molto probabilmente l'avrete già vista su YouTube, su qualche video, comunque su qualche video tutorial, perché fa un sacco di video tutorial, ha un canale YouTube che è super super seguito con più di 100.000 iscritti, dove fa vedere un sacco di cose, dove fa vedere un sacco di sticking, un sacco di esercizi sul pad, un sacco di possibilità di gospel chops, perché lei è un po' impallinata con quelle robe lì. Quindi per prima cosa andate a vedere qualcosa di suo all'interno del canale, perché troverete tantissimi spunti. E comunque lei è una batterista francese che è uscita qualche anno fa, anche se in realtà lei suona da prestissimo, suona più o meno da quando aveva 9 anni e ha incominciato suonando in un drum corp. Come si dice in italiano drum corp? E ha imparato a studiare bene la tecnica. Infatti secondo me uno dei suoi punti di forza è la sua tecnica pazzesca. Ha una tecnica veramente perfetta e un tempo mondiale, ragazzi, e quindi è da seguire. Non ha suonato con gruppi assurdi come ad esempio Cindy Blackman, di cui vi ho parlato prima, però comunque tra le sue collaborazioni vanta ad esempio quella di aver suonato per la band di Andy Summers, cioè il chitarrista dei Police. Mi raccomando, fate un giro sul suo canale. Tutto. Numero 3, ragazzi, tra le batteriste, lei ammetto che è la mia preferita. È quella che mi piace di più e lei si chiama Annika Niles. Non l'ho scoperta da tantissimo tempo, ma devo dire che mi è piaciuta subito tantissimo perché suona in maniera diversa. Suona in maniera un po' fuori di testa, anche perché ha tutte le sue idee sulle metriche, sui tempi, sulle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ha veramente una personalità pazzesca e delle idee pazzesche sul set, oltre che una tecnica super. Ma quello devo dire che alla fine ce l'hanno tutte le batteriste di cui vi parlo oggi. Però vi consiglio e vi lascio qui sotto in descrizione il link che vi riporta alla sua pagina Instagram, perché lì dà veramente tanti spunti, ma proprio tanti spunti. Fa vedere tanti esercizi sul pad, degli esercizi pazzi come vi dicevo prima, che però si inventa lei, nel senso li fa magari con la mano, suona in 5 quarti, con la sinistra fa un ostinato in ottavi, intanto canta in 7. Non lo so, cose strane, però super importanti, che migliorano la tecnica, che migliorano la metrica, che migliorano la coordinazione. E in più la figata è che lei allega sempre non il PDF ma l'esercizio scritto, magari l'esercizio scritto a mano da lei o scritto a computer, dipende un po'. Oltre questi comunque poi ci sono un sacco di video in cui suona, in cui spiega, quindi dateci un'occhiata. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, come ovviamente vi lascio anche i link delle, di tutte le batteriste di cui vi parlo oggi. Tranquilli, avete tutto qui sotto. Here goes. Oh, that was poopy. Allora raga, di questa batterista qua ve ne voglio parlare, ma non tanto per parlare dell'età, delle cose, eccetera, 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 ma ve ne voglio parlare perché è una batterista pazzesca. Cioè, al di là di tutto, vi siete mai soffermati a vedere veramente come suona questa donna? Suona veramente, veramente benissimo, ha un gusto musicale super, è super rockettara e suona bene, e c'è un tiro pazzesco, ha una tecnica pazzesca e c'è un tiro pazzesco, raga. Quindi io vi voglio parlare di questa batterista. Prima cosa perché è molto divertente, perché se seguite ad esempio il suo profilo Instagram è super divertente, perché magari lei cucina e intanto ti fa vedere il paradito la 220 e tu ci rimani un attimino così, perché vedi questa donna che cucina e ti fa vedere il paradito. Ma comunque ho visto un po' di video anche ad esempio dove suona per Drameo ed è veramente brava. Mi sembra che tra l'altro in quel video parli dei paradiddle, ve lo lascio qui sotto. È veramente veramente una batterista pazzesca, e in realtà vi parlo di questa batterista anche perché secondo me c'è un messaggio molto importante, cioè che la batteria, la musica in generale, non ha età, cioè a qualsiasi età si può suonare e a qualsiasi età si può suonare da paura, e la batteria, ma la musica in generale, aiuta a farci sentire bene,
a qualsiasi età, non è solo per giovani la musica, quella è una cavolata pazzesca, di nuovo, come le due cavolate che vi ho detto all'inizio del video, la batteria, la musica è per tutti, l'arte è per tutti. Infine, però, io volevo parlarvi anche di qualche batterista italiana. E tra le batteriste italiane, una di quelle che mi piace di più, una di quelle che seguo di più, una di quelle che guardo più volentieri, è Paola Caridi. È una delle batteriste italiane più brave che abbiamo e soprattutto mi piace un sacco, ragazzi. Per prima cosa ha una preparazione pazzesca, perché comunque ha studiato tantissimo e tra l'altro i suoi maestri sono stati ad esempio Maurizio De Lazzaretti, Alfredo Golin, eccetera eccetera eccetera. Quindi preparazione super, e questo si sente perché ha il timing perfetto, super tecnica, ma oltre questo ha un modo di suonare super rock. Infatti suona molto spesso pop rock eccetera, questo genere qua, ma perché ha un'impronta molto figa sullo strumento, e anche quando fa cose semplici in realtà le fa alla sua maniera e le fa in modo molto figo. Quindi questa batterista italiana, Paola Caridi, seguitela, vi lascio tutto qui sotto in descrizione come al solito, perché è una batterista veramente molto brava. Poi comunque fa collaborazioni super, perché ad esempio ha suonato, o suona forse tuttora, con Fedez, ha suonato con Fabrizio Moro, con moltissimi artisti con la R, vabbè, italiani, e quindi seguitela, vi lascio tutto, ve l'ho già detto, quindi non devo più dirvelo, tutto qui sotto. Con questo direi che posso finirla qua. Spero che queste 5 batteriste donne di cui vi ho parlato oggi vi siano piaciute. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video è anche un po' diverso, perché comunque io parlo molto spesso di batteristi, ma parlo sempre di batteristi uomini, quindi era giusto che oggi parlassi, era giusto fare un video anche sulle batteriste donne, perché è importante conoscere tutti gli aspetti della batteria e tutti gli artisti importanti che sono nel nostro strumento. Quindi basta, l'ho fatto, l'ho detto, finita lì. Detto questo, comunque mi raccomando, raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, mettete un like, così almeno so che vi piacciono questi tipi di video, e magari ne faccio altri in cui parlo delle, magari non più delle donne, ma di batteristi particolari eccetera eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, like qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, andate sui miei social Instagram e Facebook, date un'occhiata alla questione live, tanto raga trovate tutto qui sotto in descrizione, tranquilli, non dovete fare nulla, solo cliccare il pulsante che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, comunque raga, non vi rompo più, e noi sembra di dover dire ancora qualcosa. No, direi di no. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!